benvenuti o bentornati sul mio canale. Se ancora non mi conoscete, io sono Anna. Io sono Sara. Quest'oggi faremo un video insieme dove ci scambiamo delle novità barra preferiti del periodo. Sara mi ha portato qualcosina anche da provare, delle novità comunque da testare. Mi ha detto dimmi cosa ne pensi. Alcuni sono preferiti, tipo queste palettine di Shiglam, molto carine, oppure bronzer di Huda. Sì, giusto. Quello... blush di Kiko. Questo è pure tra i preferiti. Melissa Tani, questa già l'ho provata. Sì, che mi piace. Ho dall'altro preferito. Ah, guarda quanto l'ho usata. Guarda quanto l'ho usata. Sì, perché abbiamo fatto una prima parte anche sul mio canale, quindi l'ha già usata. Sì, questa. Sì, esatto. Poi il primer di NYX. Il primer di NYX e il fondotinta di Yves Saint Laurent. Vediamo com'è. Perché è un punto interrogativo per me, lo sto ancora testando. Ho fatto buon un odore, video. Però. L'odore sì, è buonissimo. Ho fatto un video in cui l'abbiamo stressato per un po' di giorni, però ancora lo sto testando per capire bene se promuovo. Oggi vi dico cosa ne penso io. Tra me e Anna ne do un po' di prodottini, tra cui vabbè. Questo ormai nel suo cuore, ma non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Un po' di prodotti. Alcune cose le avete viste sul canale, tipo questa, e questa l'avete già vista. Questo ancora no. Di Bella Oggi. Primer di Smashbox. Questo non l'avete visto ancora. Lo sto usando da poco. E poi vabbè, altre cose che comunque, ad esempio il correttore di NYX, che ormai è tra i nostri preferiti. Vi ricordo prima di iniziare di iscrivervi al canale, di lasciare un like, seguiteci anche sugli altri social, giù vi lascio tutti i link di tutti i social. Io parto dal primer e poi vado agli occhi. Ok, io parto pure dal primer. Molto gel. Sembra molto gel. Vai, guardi in fresco, questo è buono per l'estate. Oddio. No. No, allora fermi tutti. Va a piallare. Ecco. Ha un effetto levigante. Si sì, vede subito. Idrata. L'effetto smooth, cioè è lunga, è evidente. Lunga. Questo se avete i pori dilatati, io ho fatto così. Però io non ho i pori dilatati come qualche tempo fa. Perché con i prodotti di... vabbè, di skincare, in poche parole, io ho risolto un po'. A te non ti si sono ristretti un po' i pori? Mica tanto. A me sì. Allora, questo primer è comunque molto siliconico, eh? Sì, è molto bello. Ok, io vado, lo sapete, prima metto il mio amato primer. Ah, una cosa, Under una cipria che tra i miei preferiti è anche la sua, questa qua di Fenty, quindi non l'ho portata per così la roba sua. Ormai io ce l'ho tra i preferiti da un bel po'. No, io ultimamente l'ho aperta, quindi la sto testando da poco. Lo vuoi utilizzare il primer under eye, questo qua? No, non ne uso io. Che guarda, cioè subito, nel momento in cui la uso, già mi schiarisce le occhiaie. Ah, figo, come vedi? Quello di Mulac. Quindi nel momento in cui io ho già l'occhiaia schiarita, in automatico vado a mettere meno prodotto. Certo, giustamente. Partiamo con la palettina, che ha dei toni molto belli che io userò tutti. Certo. Sono un bello. Io non l'ho usata tantissimo, l'ho usata due volte forse. E ci ho fatto un video anche qua. Va bene, io ho shakerato il fondo. Sì, shakerò tanto bene. E quanti pump? Io ne faccio due. Faccio due pump anch'io, vediamo. Devo dire perfetto. Io penso che perché scuretto. A me dà problemi. Sì, ma sai che effettivamente dopo qualche utilizzo noto che si sta ossidando, quindi tanto prendo la colazione in meno. Invece si nota proprio il distacco quando lo metto io. Infatti poi vado con un correttore un po' a schiarirlo, okay, con la cipria di Melissa. Comunque, il problema che mi ha dato a me fondamentalmente è quello nelle parti secche che avrebbe l'evidenza. Partendo dal presupposto, secondo me è un po' tinta adatto per pelle secca. Questo qui è indicato... ok, è indicato per pelle mista grassa. No, perché non ha una coprenza comunque alta, è una coprenza media. Però è modulabile, si può stratificare. Sì, infatti sto vedendo che comunque sto stratificando. Però vedi, per esempio, devo coprire almeno un minimo, no? Cioè, ce l'ho, però, giusto per... E poi non lo so, io noto che comunque dovrebbe fondersi bene con la pelle. Ma non lo fa sempre, se ci mettete il primer giusto sotto, ok, se no rimane un po' in superficie. Poi alle volte dà un effetto tipo polverina. Io tanto vado il brownie. Oddio, io sto questo effetto polveroso di questo fondotinta, non è che lo sto vedendo. E io l'ho notato soprattutto tipo in questa zona che ti dicevo prima. E poi tipo notavo che nelle zone in cui ho il brufolino,
Ora no, perché si sta sgonfiando, però quando erano più gonfi si creava tipo una specie di crosta nei intorni del brufolo. Però questa cosa l'ho notata alle prime applicazioni. Già dopo una settimana. No, però vedi qua, ad esempio sul naso, vedi che si vede tipo la grana, come se ci fosse. E io questo pelle secca. Intendo. Le zone secche me le vai a evidenziare. Tipo qui. Vedi? Questo effetto mi fa. Esattamente questo. Come se ci fosse tipo una pellicina. Sapete quando state per spellare, ma tipo parte, no, della vostra pelle, appunto, che si solleva, la stessa cosa. Esattamente questo è quello che mi fa. E a me lo fa soprattutto sulla fronte. Io vado avanti e metto il correttore. Io, visto che ci sono, vado ad applicare un pizzico di questo qua, giusto per schiarire alcune zone. Ok. Ah, io sto andando con l'arancione. Sto sfumando. Io mi faccio i miei fatti miei, non so di niente. Sto sfumando. L'arancione è marrone. No, devo togliere la suoneria. Pardon. Cazzando col fondotinta. Sì, perché mi sta evidenziando anche delle rughe sulla fronte che nessun fondotinta ha mai fatto. Quindi, amici, skippate questo fondotinta. Se dovete veramente acquistare dei fondotinta un po' più costosi, un bel fondotinta anche per pelle mista. Se avete una pelle mista come la mia, non lo so, e volete spenderci un po' di più, andate su MAC e andate sul sicuro. Vi passo un attimo in giallo nella parte interna. Prendo la mia Shippery di Fenty, che sapete che mi piace tanto, che amo. Pennello da sfumatura, ormai lo sapete. Tampono, ciprio. Allora, fermi tutti. Allora, io ho fatto la base, ho settato tutto, ho settato le mie solite zone con la cipria, e con la cipria comunque non è cambiato niente. Almeno io vado allo shimmer, uso l'argento della palette. Passerei agli occhi, sapete che lo faccio sempre. Sara mi ha portato una palettina di She Glam. Ho sbagliato, devo prendere l'altra in realtà. Vabbè, con quattro colori in croce, nel vero senso della parola. Anzi, ringrazio che questi hanno quattro colori diversi. L'altro erano grigio scuro, nero e grigio chiaro. Ciao. quindi io sceglierò un colore, tipo questo verde mi ispira, perché al massimo posso usare verde e giallo. Fai un mix. Perché per esempio questo verdino è carino. No, non faccio il mix. Perché? E il giallo è wow. Ma sono belle queste palette per 4 euro. Il turchese è anche molto bello. E il fucsia è fucsia. Va bene, utilizzerò il verde, mi piace tantissimo, e uso il matitone di Nabla, che ce l'ho quello verde, così vi faccio una bella struttura con quello. Bellissimo quello. E poi ci piazzo questo verde, e il giallo magari lo metto all'interno dell'occhio, faccio un punto luce, vediamo. Ok, faccio la struttura con il matitone di Nabla, e questo qua non so se nella colorazione khaki tu l'hai visto in giro. Ancora disponibile o no? Periodo San Valentino di 2 mesi fa l'avevo visto. L'hai visto? Ok, perché le bazzica un po' di più sui siti rispetto sì, a me? Sì, era disponibile ancora. Ok, prendo un pennello a penna, vado a sfumare leggermente. Dove sono i cotton fioc? Qua. Ok, allora andiamo di verde, subito. Io invece ho steso un po' di correttore di NYX e ora vado al fondotinta, questo qua di Bella Oggi My Skin Tone, colorazione 10N. Vediamo un attimino com'è. Che bello questo verde. Sono belli. Bello luminoso. Questo qua comunque non è molto glow, pensavo che fosse glow, invece non lo è. Ok. Mi faccio i miei soliti pallini, perché ormai ho preso questa abitudine dei pallini. Uso questa qui. Prendo un marroncino per chiaro, tipo questo qua, che è neutro. Non mi metterlo sulla piega. Ma ti ripeto, non è super glow. Sinceramente non mi ha fatto proprio impazzire a livello di finish. Forse perché appunto me lo aspettavo un po' più luminoso. Cioè, me lo aspettavo, capisci, quel un po' più di glow, un po' più di... Invece no. Per questo ho detto io, ma... è matte. Prendo un pennellino da precisione e piazzo il giallo all'interno dell'occhio.
No, vabbè, però sto giallo scrive che è una bomba. Cioè, il giallo è una bomba atomica proprio. Ma è una bella collezione questa. Peccato invece che con questa qualità non ci hanno fatto una palette un po' più completa. Perché se fosse stata più completa, il top. Allora. Lei è nera. Vedo se riesco a farvi capire e vedere che cosa intendo io, che cosa intende anche Sara. Dunque, se faccio questo movimento così qui, mi segna tutto. Cioè, sembro una vecchia. Invecchia la pelle. Invecchia, sì. Cosa? Cioè, guarda qua, guardate la fronte, come la segna qui, che di solito gli altri fondotinta a me non segnano mai questa zona qua. Cioè, io... Però... Secondo me, cioè, sta cosa io non l'ho capita, perché da me e pure da te ci fa questo effetto. L'ho usato su mia mamma, gli fa la pelle invece bellissima, l'ha fatta più giovane. Cioè la mia mamma, a parte gli ho dato tutto il giorno, perché l'ho truccata la mattina, che ce l'ha comprata, truccata la sera, che andava a pranzare fuori, e lei invece gli stava bene, gli ha fatto una pelle chiallata. Cioè non ha senso questa cosa. Cioè allora il problema è nostro, capisco. Ma anche perché se vai su internet, qualsiasi video tu vedi, ne parlano tutti benissimo. Credo che forse il mio è l'unico dove non ho parlato. E ora è il mio. Infatti pure quando ne ho parlato su Instagram, che ho detto non mi piace, lei mi scrive nel DM, ma come fai a dire che non ti piace? Il mio preferito è bellissimo, cioè... Non lo so. Io comunque ho messo il burro cacao, perché prima non l'ho messo. Vado a fare contour. Vado, prendo un pennello un po' come quello di Melissa Tani. Chi? Quello è un po' più cicciotto, un po' più piatto anche. E vado a prendere la terra. E top. Con la terra invece come va? No, meglio. Devo un attimo prenderci la mano, che non ho saputo da mettermi cose fredde. Poi però io la metto solamente all'attaccatura e poi la metto con quella fa calda, faccio un mix, cioè con quella di Uda. Ma invece mi ci vedo proprio bene. Ma io solo quella no, perché non sei abituata a vedermi completamente col contour freddo. Se faccio un mix caldo freddo mi piace, ma solo quella okay. No, ma più che altro per la abitudine mia, che non mi ci vedo. Comunque ne basta pochissimo perché è super pigmentata, eh. Sì. Faccio un po' qui. Ok, io gli occhi li ho quasi finiti, raga. Usa anche questa qui, si chiama Glowish by Huda Beauty, by Huda. Sì, la linea per idratare, per andare a idratare. Così. Comunque è molto delicata questa qui come colorazione, caldina sì, però come polvere anche molto delicata. Quella di metà? Sì. Sì. È molto bella. Quindi ad esempio se non siete abituati anche a sfumare, eccetera. Io. Scaldo un po'. Ok. Gli illuminanti. Che illuminante vi ho portato? Nessuno. Aspetta. Va bene. Il blush vi ho portato. Mi ho portato il blush. Mi ha portato tre blush. Questo di Kiko. Mi ha portato questo. Mi ha portato il blush. Mi provo quello di Kiko. Comunque. Mi ispira molto come colorazione. Ok. Metto l'illuminante. Ho fatto un mix tra questo e questo, praticamente è quello che faccio sempre tutti i santi giorni ormai. E... Ah, ti stavo dicendo. E ciao, guarda qui. No, è bello questo. Applico il blush Kiko. Ci dovrei prendere Element. Ah, ok, si chiama Smart. Sì, la linea quella economica. 4 euro costa. Ah, esatto, interessante, va bene. È molto bello. Io vado poco. Sì, è che ho pigmentato. E vai. Bel colore. Da questo ho cominciato ad apprezzare gli lanciati. Ah sì. Che ho fatto il video su YouTube dove provavo i prodotti che sono usciti nel calendario. Ah vabbè, ma io te l'avevo detto che i pescatini, gli aranciatini sono belli.
Va bene, faccio le sopracciglia. Allora, io adesso vado a terminare la base. Come mascara ho utilizzato quello solito di Clio. E vado a utilizzare questa palettina qua di Make Up Revolution Pro. E usiamo okay. Desert. Questo qua è l'unico bronzer che c'è. Bello però pigmentato. Sì, è molto pigmentato, quindi facci piano. Comunque questa base mi fa proprio schifo. Cioè, così opaca, così brutta. È opaca, per comunque no, con la base pure io oggi, tipo, c'è sto naso che sembra che sta per spellarsi. È un po' esagerato. Vabbè. Ma sì. Mi ispira questo colore. Che non si vede. Quale hai preso? Questo. L'altro giorno ho fatto un mix. Va bene. Ora vado un pochino a schiarire con Sweet, che sarebbe la cipria illuminante. Vedrai che comunque non è giallissimo. Vedi che schiarisce parecchio. Fa quell'effetto illuminante, bello. Io che prima non le cagavo queste cose, ho scoperto l'erbero. Sono uscita di Melissa. No, io sì. Anche con la cipria normale, Proprio di occhio, io vado avanti, metto il kajal all'interno okay. nero e all'esterno metto la matita verde. Farei mettere qualcos'altro. Non lo so. Ok, ora che mi sono lavata, mi faccio un po' di asciugare. Sì, il Fix Plus. Attendiamo che si asciughi. No. Qua abbiamo dei glitter. Devi mettere la colla. Dei glitter di. Sì. Questo. Aspetta, che però devo cercare il tre del glitter. Ok, bar. Bar. Mi piazzo all'angolo interno questi qua di extra lancia. Questi quelli nuovi che sono usciti. No. Ora mi serve un bel mascara invece a me. Quale usi? Clio. Ovviamente. 360? No. Come no? Quindi se voglio le ciglia Spadabaum. Il Dark Club. Dark Club. Penso che lo ricomprerò a vita questo mascara. Da un po' che non lo uso, sempre su questo vado. Allora, rossetti abbiamo questi tre. Quale uso? Io direi di andare di questo. Non durano tantissimo. Allora, io ho messo una matita marrone. Fino a qua ci siamo. E adesso che rossetto metto? Boh. Cioè, aiuto. Che bello questo colore. Sì, le colorazioni sono belle. Il problema però è che sono così tanto burrosi. Sono proprio scriventi, lo vedi che scrivono. Anche se le labbra secche non le segnano. E sono proprio belle. Non si spostano. Perché non sono di quei rossetti che comunque se ne vanno in giro. Sai, di questi cremosi che poi basta un po' e tipo shum, 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 shum. Soprattutto nelle pieghe. Però il problema è che comunque non durano tantissimo. Cioè tipo un paio d'ore e bye bye. Metto questo qua di Astra, che è tutto scancariato, guarda qua, storto, non sono riuscita ancora. Io ho finito. Allora, do un colpetto di anch'io. Però è bello l'odore del cocco. Finali. Considerazioni finali. Dunque, abbiamo dato i look alla fine sono, dai, decenti. Sì, dopo averci spruzzato 50 litri di fixing spray, adesso mi piace questa base. Niente, secondo me è anche un po' la tua pelle, perché a me non ha dato problemi. Ripeto, l'ho provato solamente una volta, però mi aspettavo qualcosa di più, di più glow. Ma non è male, alla fine. Cioè, se comunque mi mantiene, tra virgolette, la base, diciamo, un po' più... matte, io che comunque la pelle mista non è che mi dispiace tanto. No. Cioè, sono sincera, però. E niente, questo è il look terminato. Allora, le cose che hai usato oltre al fondotinta ti piacciono? La palettina è carina. Allora, questa palettina è molto molto carina. Ho adorato questo shimmer qua argento, è meraviglioso. Molto sì, molto sono cute. Molto carini. Sì, poi colori comunque quelli che ho testato sono molto pigmentati, sfumano tranquillamente, quindi valida. Sì, sì, no, questo kit mi è piaciuto. Questa pure mi è piaciuta molto, molto carina. Ho provato 1, 2, 3, 4.
Che poi alla fine sono quelli che uso anch'io. Perché questo scuri. Qui messo una volta sopra la terra per vedere se mi faceva tipo un effetto magari un po' più glow, perché vista così sembrava tipo glow, e invece no, l'ha scaldata troppo. Cioè mi è scaldato troppo l'impermato. Forse è buono in estate con la prendatura. Forse d'estate, sì, perché comunque ha un effetto un po' più luminoso, vedi che ha queste microperle. Sì. Sì, leggermente tipo oro. Quindi molto carina alla fine. Pensavo, come palettina. Ma... vabbè, questo sapete già che a me piace un botto. L'ascia di Clio. Ormai è... questo primer in realtà ce l'ho anche io in mini taglia. Ah, non è male. Secondo me bisogna utilizzarlo un tot di giorni per capire se la pelle comunque anche migliora, perché ha vitamine all'interno. Ah, okay. Sì. Ecco, perché ha vitamine E, B, C e qualcos'altro. Sì. B, C ed E. Quindi questo qua carino, ma niente di che. Questo l'ho già detto, non mi ha fatto impazzire, quindi meno male che l'ho provato perché lo volevo comprare, adesso non lo compro. Okay. Poi che altro ho provato di tuo? Vabbè, questo sappiamo già che mi piace, vale a dire questo, idem questo, l'ho già provati. Ah, il rossettino mi è piaciuto molto, mi è piaciuto che comunque è pigmentato da subito, si è steso, rimane... c'è un po' sui denti però. Sì. È molto cremoso come... sì, è molto cremoso. Rimane elastico anche sulle labbra, non è che va a segnarle. No, io li ho amati veramente, li ho usati tantissimo appunto quando avevo il problema dell'herpes. Quando ti ricordi che avevo tipo quella crosta, sì. Che andavo, sono andata poi a migliorare, avevo solamente la crosta. Quando usavo questi, siccome sono veramente tanto burrosi proprio, diciamo che non me la segnava, cioè non segnava il solco della crosta, quindi sì, li ho amati per questo. Poi ho provato il primo di questi glitter ed è molto molto carino, si è applicato subito, poi fate ma si applica immediatamente. Molto bellino questo set, poi ci sono tantissimi colori, queste sono tutte cose tue, a posto, mi pare che ho detto di tutto, questo è il quadro l'altra volta. Sì, niente. Ok, allora, questa molto carina, sinceramente... ci farei anche un pensierino 36 per prendere delle polveri di melissa, perché mi piacciono tanto, sono molto pigmentate. Poi questa non l'ho usata, quindi tieni, la userò la prossima volta quando ci vedremo. Questa qua ho usato 1 e 2, il giallo super pigmentato, e sinceramente da trovare un giallo così è non difficile ma di più. E questo molto bello come colore, certo devo vedere pure la tenuta, la insomma, se durano, no? Durano? No, sì, quello sì. Ok, e questo è tuo. Il blush è molto carino, sinceramente. E questa la amo, lo sapete. Il fondo è un ni. Adesso non mi sta... cioè, non ho... non vedo tanti problemi sul mio viso, però mi segna un po' la fronte e il naso sembra come se sto spellando, ma io non sto spellando. E questo qua è bello. Appena ho fatto subito, cioè si vede che pialla, è proprio un effetto molto simile a quello di Smashbox. Però quello di Smashbox, a differenza di questo, da quello che ho visto, l'ho usato solamente una volta, questo sembra anche mattificare, invece questo qua no. No. Cioè questo qui... no, perché questo idrata. Questo qui, nel momento in cui voi lo mettete, proprio la pelle, si vede che diventa proprio subito matte. No, invece questo con questo no, lo idrata. Non succede. No. E basta. Che altro ho usato di tuo? Niente. Basta questo. Ho dato. A questo. Niente, fateci sapere se questi make-up vi sono piaciuti. E diteci se siete curiose magari di vedere qualche altro prodottino in azione. E se vi piace comunque anche questa tipologia di video dove appunto ci scambiamo i prodotti e testiamo, magari potremmo farlo anche con i nostri bocciati, vediamo che shampoo che esce. Oddio. Signore, non parliamo di bocciati, poi vi dirò. Anche perché i preferiti dei bocciati, vi dico già che uscirà sul canale di Sara, i preferiti dei bocciati del periodo di aprile. E niente, vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video e seguiteci. Ciao! Ciao!